E allora abbiamo l'occasione di avere ospite uno dei massimi esperti di petrolio, non solo in Italia, editorialista sulle 24 ore per tantissimi anni in posizione apicale all'ENI, Leonardo Maugeri, buonasera. Buonasera, buonasera. E bentornato, visto che lei insegna ad Harvard, però ogni tanto torna anche in visita nel nostro paese. Una prima previsione su quello, o meglio analisi, su quello che sta capitando sul prezzo del petrolio, perché insomma abbiamo visto un petrolio che si muove come se fosse quasi un titolo azionario, cioè con dei sali e scendi pazzeschi nelle ultime settimane. Sì, ma continuerà a essere così, ma la tendenza di fondo rimarrà ribassista ahimè, io temo, questo lo dico, temo per i produttori per i prossimi due anni. Guarda, io ho appena finito, da poco ho finito un tour proprio di Iran, Arabia Saudita, e anche loro sono in grandissima difficoltà. Poi le politiche che seguono, per carità, prescindono da queste difficoltà, ma in realtà tutti sperano di vedere una luce in fondo al tunnel. Ma quello che in realtà rischiano di vedere sono solo quelle di un treno che viaggia contro di loro. Questo io continuo a ripeterlo, lei lo sa perché poi sono già venuto a Radio 24 Ore, ma è dal 2012 che io avevo avvertito sul mio primo lavoro a Harvard che ci sarebbe stato un probabile collasso dei prezzi del petrolio prima del 2015, perché semplicemente c'era troppa offerta che si stava creando nel mercato grazie, alimentata dai prezzi così alti del petrolio, che spingevano tutti a investire in modo anche irrazionale. Però i risultati di quegli investimenti si iniziano a vedere adesso e si continueranno a vedere nei prossimi anni in termini di nuova capacità produttiva che fatalmente arriverà sul mercato e nessuno potrà bloccare. Da qui ecco l'ondata ribassista, interrotta di tanto in tanto, come è successo in questi giorni, ma era già successo qualche mese fa, da rialzi speculativi, ma di rialzi speculativi si tratta. Strutturalmente rimaniamo in un'onda ribassista. Allora, fermo restando che non ho nessun tipo di... non riesco a essere simpatico verso i grandi produttori di petrolio, perché hanno avuto anni col petrolio a 130, 140, 100 dollari, per carità. Il tema però è vero perché riguarda la nostra, intesa come europea, crescita economica. Se l'euro si mantiene debole sul dollaro e il petrolio si mantiene debole, è la migliore delle situazioni possibili, altrimenti con un euro debole e un petrolio in aumento che si paga in dollari, rischi, anzi pagheresti di più anche in termini valutari il petrolio, con la conseguenza di importare inflazione, cioè di avere un aumento dei prezzi non dovuto a un'economia che cresce, va bene, l'inflazione è buona, ma dovuto solo al fatto che ti costano di più le materie prime e tu magari sei ancora un po' come economia stagnante o in leggerissima ripresa. Maugeri, dopo le informazioni sul traffico, vorrei capire che ne è stato dei vari produttori di shale oil americano. Allora, due sono le variabili in questo momento: i paesi dell'OPEC che continuano, guidati dall'Arabia Saudita, il braccio di ferro con la produzione nazionale americana, quella fatta con le sabbie bituminose del nord dell'America, tenendo basso il prezzo del petrolio, sperano di buttare fuori mercato tutti quelli che estraggono petrolio in quel modo negli Stati Uniti, perché i costi di estrazione sono molto alti e quindi dicono, si diceva, sotto i 70 dollari quelli verranno spazzati via. L'altra variabile fondamentale è l'Iran. Dopo il traffico mi dica intanto quale sta pesando di più e poi se la scommessa saudita di dire perdiamo soldi adesso, facciamo perdere soldi a tutti i paesi produttori, ma almeno poi butteremo fuori mercato questa e non renderemo l'America più autosufficiente, la sta vincendo o no l'Arabia Saudita? Focus Economia. e 20 minuti. Leonardo Maugeri, pesa più la variabile Iran o il braccio di ferro OPEC, cioè Arabia Saudita, con l'autosufficienza che hanno raggiunto gli Stati Uniti? No, pesa di più il secondo fattore, perché i sauditi avevano sottovalutato completamente la capacità di resistenza o resilienza, come si dice oggi con
un termine piuttosto brutto preso dall'americano, degli Stati Uniti. In realtà quello che avevano sottovalutato è la capacità degli Stati Uniti di abbassare drasticamente i costi. Io l'avevo già sottolineato anche per le colonne del Sole 24 e ore. E anche da questi microfoni, è vero? Le ho detto, esatto. Attenzione che riusciranno a produrre il petrolio delle sabbie bituminose anche a costi più bassi dei $70. E quindi, esatto, la scommessa saudita di sbatterli fuori dal mercato. Ma è vero che in realtà l'hanno presa più in tasca, mi scusi il linguaggio poco da Harvard, i grandi produttori di petrolio, e invece i piccoli hanno saputo adattarsi di più, un po' come i nostri piccoli imprenditori quando sono più flessibili? Fino a un certo punto, diciamo che quello che hanno i piccoli produttori di petrolio, di shale in particolare, è che possono spingere e riattivare la produzione in modo estremamente veloce, cosa che non può succedere nel petrolio tradizionale. Questa è una rivoluzione copernicana che ancora pochi capiscono, e ci vorrebbe molto per spiegare i motivi tecnici per cui questo avviene. Quindi diciamo che la flessibilità che dà lo shale oil è estremamente maggiore del petrolio tradizionale. In questo senso quelli che avevano le spalle più grosse tra i produttori di shale stanno resistendo benissimo. Quelli che avevano fatto debiti enormi vanno a gambe all'aria, ma questo non compromette la produzione americana, perché qualcuno subentra e continua a produrre. Quindi in realtà se noi guardiamo quello che è successo dal luglio del 2014, quando è iniziata la discesa dei prezzi del petrolio, che poi è diventata rovinosa, a oggi, è stupefacente vedere che gli Stati Uniti oggi producono quasi 1 milione di barili al giorno in più, l'Iran 1.300.000 barili in più, l'Iraq, l'Iran 300.000, già 300.000 barili al giorno in più, il Brasile 200.000 in più, perfino il Canada, che è uno dei paesi con i costi marginali più alti al mondo, produce quasi 300.000 barili al giorno in più, e ultima delle ultime, il Mare del Nord, che sfida ogni legge di gravità perché era un'area in declino produttivo, poi in aperta crisi, e nonostante questo dal luglio del 2014 a oggi produce 200.000 barili al giorno in più. Mi scusi Maugeri, però da questo ritratto che lei fa, la domanda che uno si può porre è: ma c'è qualcuno che studia i numeri all'OPEC e in Arabia Saudita? Perché come hanno fatto i sauditi, trascinando con sé tutti i paesi produttori del petrolio, a non vedere questi numeri, cioè il fatto che la maggior parte delle società americane che producono petrolio delle sabbie bituminose, a meno che non abbiano immaginato un petrolio a $100 indebitandosi, stanno reggendo il colpo, che poi l'Iraq sta aumentando la produzione, che l'arrivo dell'Iran avrebbe aumentato ulteriormente la produzione. Cioè, c'è qualcuno che studia l'OPEC? Guardi, è successo lo stesso negli anni Ottanta, ed è successo sempre. Perché ci sono stati i grandi collassi del prezzo del petrolio anche nel passato? Perché i numeri vengono studiati male, si usano modelli econometrici a partire dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, che è sempre stata bravissima a fare previsioni sul passato, ma mai a capire qualcosa dell'immediato futuro. Perché è sbagliato in questo settore fare previsioni sui modelli econometrici, come fanno tutti. Perché è un settore in cui tu inizi a investire quando i prezzi sono alti, certo. E hai la prima produzione dopo 10 anni, e dopo 10 anni la situazione di mercato può essere completamente cambiata. Sai che mi ricorda cambiata. Il settore del vino? So che può sembrare una bestemmia, sì. Però insomma, anche quando uno fa degli impianti e mette le rabatelle, deve immaginarsi il mercato fra 10 anni, non esatto, non che è una cosa difficilissima, però è possibile intravederlo. Io riuscii a capire quello che poteva succedere nel 2015, riuscì a capirlo nel 2012, perché è un database che mi consente di capire giacimento per giacimento nel mondo che cosa sta succedendo. Ma non glielo può vendere all'OPEC il database, Maugeri? No, me l'hanno chiesto in tanti, però me lo tengo per me. Ma detto questo, questo è il grande problema che hanno tutti, e le assicuro che da tutta la stampa, a tutti i media, a tutti, alla prossima previsione che fa l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che sarà sicuramente sbagliata, però tutti gli daranno grande risalto. E allora è difficile, resta la fonte principale dei dati per tutti l'Agenzia Internazionale dell'Energia, e quindi resta la fonte principale di distorsione per tutti, compreso per i sauditi.
Sì, che avevano sottovalutato, ma l'avevano fatto negli anni Ottanta, quando ci fu il collasso dei prezzi petroliferi, e l'hanno fatto in altri momenti. Quindi il problema dei dati del mondo del petrolifero ancora oggi è risolto in modo come vengono. Ma è importante quanto lei dice, perché poi noi che i dati li leggiamo sembriamo in qualche modo artefici, ma ci limitiamo a leggerli. Ed è importante anche perché poi uno pensa sempre che a Vienna e la OPEC sarà gente che conosce ogni goccia di petrolio di tutte le piattaforme del Mare del Nord, e poi si scopre che usano modelli econometrici sbagliati, un po' come Goldman Sachs quando previse nel 2008, a luglio del 2008, il petrolio a $200 al barile. Poi ci fu Lehman Brothers, un dettaglio. Ma Augeri, vogliamo però un commento, visto che lei è stato direttore strategie e sviluppo dell'ENI fino al 2010, e quindi un ruolo chiave, cioè chi doveva decidere che cosa e dove puntare. Un commento, insomma, su quanto è riuscito a fare l'ENI, a annunciare l'ENI ieri, questo super giant del gas, mai scoperto un giacimento così importante nel Mediterraneo. No, è una grandissima scoperta, ed è a maggior ragione una grandissima scoperta perché è vicina a mercati di consumo. Cioè, pochi si rendono conto che scoprire il gas in the middle of nowhere, cioè in mezzo al nulla, può essere una iattura totale per un petroliere. E io continuo a ripetere che tutto il gas che è stato scoperto in Australia ha avuto costi di sviluppo e poi di trasporto e rilascio molto più alti dei prezzi attuali del gas. Quindi, mi scusi, ma questo però vale anche per quando c'era lei con Kazakhstan e Karajaganak, il Kazakistan, no? No, perché in quel caso a parte si trattava di petrolio, del caso di Kazakhstan. Poi il problema di Kazakhstan è di altro genere, il problema è che le riserve di petrolio a Kazakhstan ci sono, e come. Il problema è nato dal modo in cui è stato sviluppato il giacimento, i ritardi continui, cioè non è un problema legato alle riserve fisiche, alla disponibilità e alla... No, ma comunque non volevo chiudere sull'ENI di ieri, no, perché l'ho interrotta io, mi scuso, prego. No, sull'Egitto invece... La cosa importantissima è che è un giacimento enorme ed è a ridosso di mercati finali di consumo, a partire da quello egiziano che ha molto bisogno di gas e poi è vicino all'Europa. Ecco, quindi è vero, come ha detto Descalzi, che cambia un po' lo scenario energetico europeo, perché fino all'altro ieri l'Europa riposava su Russia e su Algeria e su altri. Certo, bisognerà considerare che una buona parte di quel gas lo vorrà l'Egitto. Ma si tratta sempre di avere un mercato lì prossimo. No, ma lei ha fatto bene a far notare che la vicinanza ai mercati di sbocco. Maugeri, nel ringraziare Leonardo Maugeri, vi dico anche che, a maggior ragione, corroborando quanto lei stava dicendo, adesso il petrolio sta perdendo l'8%, una scoppola mica da ridere, sul mercato, a quanto mi dicevano in regia, $45 e mezzo al barile. Grazie anche a Leonardo Maugeri, editorialista del Sole 24 Ore, nonché docente all'Università di Harvard. Da Sebastiano Barigioni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.